io sono soddisfatto dei ragazzi, ha giocato, io credo che ha giocato, se la sono giocata, abbiamo creato occasioni e purtroppo non abbiamo segnato, bastava secondo me un gol per riaprire, magari non si poteva anche girare, un autogol e poi hanno trovato un gran gol, il secondo l'ha messa lì, poi altro non è che hanno creato molto, però comunque complimenti a loro, insomma. Per la vittoria. Ma noi andiamo avanti comunque per la nostra strada, noi abbiamo, ci sono ancora tante partite, andremo avanti a lavorare, siamo comunque ancora secondi, quindi questa squadra merita di continuare a fare un gran campionato, perché comunque ritengo, malgrado queste due sconfitte, che stanno facendo un gran campionato, quindi per noi cambia poco, andiamo avanti a giocarcela, dopo davanti se poi magari perderà qualche punto il Catenazzo vedremo di farci sotto, se no complimenti a loro lo vinceranno loro. Sì. Allora, i ragazzi hanno fatto quello che abbiamo preparato. È chiaro che a noi manca un attaccante, insomma, c'è sempre l'andata l'avevamo, poi purtroppo insomma, non è fatto il salto di categoria, è andato in seconda lega, si faceva il salto e ci siamo ritrovati, abbiamo trovato la soluzione interna, poi la prima partita si è fatto male, fuori 2 mesi, per cui ecco, ci manca un attimino il bomber, con quello probabilmente forse c'è qualche cosa in più si può fare. Ma la società è contenta, certo, questa è una squadra giovane, eh. Abbiamo tantissimi giovani che devono ancora crescere, anche comunque sono già cresciuti in questi anni, hanno un po' di esperienza, devono ancora farsela, quindi sono soddisfatti comunque della posizione e vedremo un po' il campionato, noi ripeto andiamo avanti a lavorare con entusiasmo e con voglia.